Rassegna stampa di oggi, 16 aprile 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo, Calenda dice il PD non può restare immobile, si faccia promotore di un esecutivo di transizione con tutti. In un'intervista a Repubblica, il ministro uscente dello sviluppo economico propone un esecutivo sostenuto da tutte le forze politiche. I renziani dicono fuga in avanti che non convince e Salvini dice mai col PD. Sempre sul governo, Orfini dice Calenda, la sua è una tesi curiosa, la proposta non può spettare a chi ha preso il 18%. Quella di Calenda è una tesi curiosa, la proposta non può aspettare comunque chi prese il 18%, che è stato bocciato dagli italiani ed è sconfitto alle elezioni. A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall'inizio, cioè opposizione responsabile e propositiva, ma pur sempre opposizione. Trattativa, Mancino dice non rifarei le telefonate ad Ambrosio. I giudici entrano in camera di consiglio. L'ex ministro è l'ultimo imputato a prendere la parola per rendere dichiarazioni spontanee davanti alla Corte d'Assise di Palermo. Poi, dopo 5 anni di dibattimento, più di 200 udienze e quasi 300 testimoni, i giudici guidati da Alfredo Montalto si sono ritirati per emettere la sentenza. Liguria coperta la statua di Epaminonda durante un convegno sul dialogo con l'Islam. Gli organizzatori hanno detto non per motivi culturali. È accaduto sabato in un teatro di Cairo Montenotte, nel Savonese, durante un convegno sul dialogo interreligioso. Il restauratore dell'opera ha detto: mi hanno chiesto anche di spostare un quadro raffigurante una donna con la schiena scoperta. Le associazioni che avevano affittato la sala si difendono. Stonava con l'ambientazione marocchina. Il nostro Islam è moderato. Ruby bis, PG chiede conferma condanna per Minetti e Fede. Lui portava merci nuove a Berlusconi e lei forniva le case. Nel processo d'appello bis, con al centro l'accusa di favoreggiamento della prostituzione, il sostituto di Milano, Daniela Meliotta, ha chiesto 4 anni e 10 mesi per l'ex direttore del TG4 e 3 anni per l'ex consigliere lombarda. Il procedimento parte dalla decisione della Cassazione di novembre 2015 di annullare con rinvio la precedente sentenza di secondo grado. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.